desidero iniziare il mio intervento dalla parte finale dell'intervento di Roberto Baglio, quando evidenziava alcuni segnali positivi di controtendenze. Ha citato una vallata, la Val Chiusella, in Canavese, territorio da cui io provengo, e vallata che ha testimoniato ben prima del percorso storico anche legato alla crisi che stiamo vivendo qualche segnale di controtendenza, e probabilmente il censimento che ci attenderà il prossimo anno ne testimonierà un'ulteriore evoluzione in questi anni. Quel territorio ha saputo, come si diceva giustamente, guardare a un'alternativa rispetto a una monocultura industriale che in quel territorio, ma possiamo dirlo in maniera estesa sul territorio della nostra provincia, in questi decenni ha profondamente condizionato anche la migrazione nei nostri territori, quindi lo spopolamento delle montagne. Lo dico perché questa esperienza a cui faccio riferimento è un esempio che, rapportato alla attuale congiuntura e all'attuale situazione di profonda crisi economica, può rappresentare un piccolo in sé, ma un modello per rivolgersi ad altre possibili modalità e modelli di sviluppo nell'ambito dei territori montani. Io prima parlavo del Canavese, potrei fare un esempio che è legato alle montagne nelle quali vivo, Valle Orco e Soana. Soprattutto nel caso della Valle Orco, lo spopolamento è stato figlio di due situazioni. Una situazione sì legata all'occupazione e al richiamo inevitabile della pianura della città, il bacino Olivetti da un lato, dall'altro lato il bacino Fiat su Torino, ma anche un elemento contingente, lo sa bene Mario che ha vissuto quegli anni, soprattutto quella del 2000, legato a eventi calamitosi che ne hanno condizionato profondamente, non dico lo sviluppo, ma la resistenza, le alluvioni del 93 e del 2000 che hanno connotato e profondamente trasformato anche l'economia di quel territorio, perché il comune, uno dei comuni tra l'altro più estesi per territorio, il comune di Locana, è uno di quelli che di fatto in 20 anni ha visto praticamente dimezzato. Rappresentano due snodi a mio parere cruciali, assieme a un terzo a cui farò riferimento, che è quello della qualità della vita. Dico questo perché credo che responsabilità di chi rappresenta e ha dei ruoli nelle istituzioni sia quella di cercare di fotografare una realtà, ma di proporre anche delle soluzioni o comunque degli approcci nei confronti della situazione nella quale si vive. Quindi questi sono i tre elementi che vorrei approfondire, che so che sono stati anche parte delle riflessioni del Ludo. O dobbiamo, e questo è l'impegno che cerchiamo di portare avanti a tutti i livelli, a mio parere dal livello regionale a quello provinciale, a tutte le realtà di territori montani, lavorare insieme nel cercare, uno, di non perdere delle opportunità, ma farlo con una mentalità che sia rivolta a uno sviluppo sostenibile dei territori montani, non qualsiasi opportunità che possa determinare anche, non soprattutto, un documento dal punto di vista ambientale e di sviluppo del territorio medesimo. Dall'altro, e questo lo si fa soltanto se le istituzioni sono unite e non guardano allo smontare la riforma di chi c'è stato prima di lui, se c'è la consapevolezza da far trasmettere anche ai livelli nazionali sull'importanza e l'indispensabilità di continuare a investire sui servizi in quei territori, altrimenti nessuno ha interesse a continuare a vivere in montagna. Questi sono gli aspetti. Se, a mio parere, se riusciamo ad abbinare queste condizioni,
potremo cogliere qualche buona opportunità che in termini di ricerca di una diversa qualità della vita i singoli individui in questo decennio possano vedere e guardare con ambizione il ripensare a vivere nei nostri territori di alta montagna. Questo è lo spirito col quale io credo ci dobbiamo approcciare, sostenendo, e ci sono gli strumenti, perché è vero che sono anni difficili, le risorse economiche sono poche, però ci sono degli strumenti che, se ben veicolati, sono stati citati i gruppi d'azione locali, possono dare delle opportunità a chi vive in quei territori, e abbinare la possibilità di crescere, di fare anche impresa nei territori montani al garantire la continuità dei servizi, rappresentano due paletti essenziali che possono mettere in le condizioni, e lo dico con convinzione, per guardare con un po' di serenità e ottimismo al non solo mantenimento ma alla ripresa della vita e dell'insegnamento. Bravo Marco.